Papà Davide, mamma Lidia, Alessandra, Lorenzo. E in realtà la nostra sfida è quella di prendere pezzi proprio pop famosi e di riarrangiarli con gli strumenti che abbiamo, che è una fisarmonica, un basso ukulele, una chitarra da 50 euro con le corde in nylon e una batteria che in realtà è una batteria per bambini. Andare a toccare pezzi importanti anche della storia della musica, parliamo dai Beatles a Sting ai Queen, ed è molto divertente la parte degli arrangiamenti, perché veramente ti metti a nudo, ci va tanta voglia di divertirsi, di giocare. Poi quando la musica è bella funziona sempre. La scaletta ovviamente è papà Davide che la deve decidere. I pezzi invece... No, ci confrontiamo, i pezzi... Chi che li sceglie i pezzi? Un po' tutti, anche i bimbi, dai. Un po' tutto loro, alla fine. Siamo stati 2 mesi via, praticamente, nella nostra amata Liguria. Poi abbiamo portato questo spettacolo in Germania. Poi siamo stati 45 giorni in Sardegna. Essere sentiti da così tanta gente a quest'età, non credo che lo fa chiunque, quindi... È sempre un'emozione grandissima, anche perché sono con tutta la famiglia. È bellissimo. Sì, è vero, è bello. È molto bello. Un'esperienza così non la fa quasi nessuno. La cosa più bella, quando fai per 2 mesi lo stesso spettacolo, dopo un po' anche tu, cioè le batterie un po' scariche, no? E eravamo nervosi, stanchi, magari litigavamo anche capo, come tutte le famiglie. Ci sono i battibecchi e così. Poi quando uno parte durante lo spettacolo, One, Two, Three, Four, che parte la musica, c'è quell'adrenalina tra noi, pubblico, che si crea, che trasforma l'energia che c'è tra di noi, nella nostra famiglia. E infatti io e Alessandro, magari fino a un quarto d'ora prima dello spettacolo, stavamo litigando su una cosa, parte il pezzo, lui viene da me, mi guarda, inizia a ridere, io lo guardo, inizia a ridere. Quindi la musica ha questo potere. Lo spettacolo, lo show, l'arte, vero Alessandro? Sì, questo è il bello di suonare in famiglia.